E proprio la Cina punta ad un ruolo di primo piano nella conquista di Marte. È partita oggi una sonda proprio in direzione del pianeta rosso. Sentiamo Giorgio Pacifici. Corre verso Marte la sonda cinese Tianwen 1, che significa domande celesti, lanciata dalla base di Wenchang sull'isola di Hainan. A febbraio scenderà sulle sabbie del pianeta rosso e aprirà il portello per far toccare il suolo a un robottino che analizzerà il terreno alla ricerca di acqua e di vita, mentre altri sofisticati sensori studieranno l'atmosfera per capire perché si formano pericolosi uragani su Marte. È la seconda navicella verso il pianeta rosso in pochi giorni. La prima lo scorso lunedì, partita dagli Emirati Arabi, novità assoluta nel settore spaziale, e l'ultima, Perseverance, americana, che andrà a fine mese. Cresce quindi l'interesse per quel pianeta lontano, grande un terzo della Terra, con stagioni abbastanza simili alle nostre, forse perché gli ultimi studi confermano che un miliardo di anni fa era pieno di oceani e l'acqua si potrebbe trovare ancora nel sottosuolo, mentre si studia una spedizione umana con base ai poli. Se riusciamo davvero, entro questa decada, ad andare sulla Luna, allora la prospettiva di andare su Marte nei prossimi 30 anni, nel prossimo quarto di secolo, secondo me potrebbe essere davvero, davvero possibile. E ora l'impresa portata a termine da due giovani valdostani che hanno scalato, pensate, 4 vette da 4.000 metri.